Ennesimo furto nelle scuole a Sassari. A farne le spese, stavolta, è la scuola materna di Via De Carolis. Stanotte, infatti, i ladri sono penetrati all'interno del plesso scolastico attraverso una porta secondaria e, dopo aver forzato una grata, sono penetrati all'interno. Stamattina la scoperta. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno constatato lo scasso e fatto tutti i rilievi del caso. Sembrerebbero mancare delle macchine fotografiche e una piccola somma di denaro per un valore di circa 1 migliaio di euro. Il tutto è al vaglio degli inquirenti che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. I sindaci del nord-ovest Sardegna chiamano a raccolta le istituzioni del territorio in vista della manifestazione in difesa dell'aeroporto di Fertilia, in programma domani alle 15 allo Quartè ad Alghero. 100 primi cittadini riuniti nel coordinamento nato come strumento di lotta e di azione politica per salvaguardare l'attività dello scalo Riviera del Corallo hanno inviato una lettera a tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, esortandoli a partecipare insieme con i cittadini, gli imprenditori e i partiti all'incontro pubblico di domani. L'appello indirizzato ai parlamentari ed europarlamentari sardi, al presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e a tutti i consiglieri, punta a sensibilizzare l'intera società civile e politica sull'effetto negativo di tanti mesi di incertezza e immobilismo, che è già stato pesantissimo, ma il futuro dell'aeroporto di Alghero, storica porta di accesso alla Sardegna, non promette niente di buono senza un'adeguata programmazione. L'imminente chiusura della base Ryanair aggraverà ancora la già precaria situazione economica, con ripercussioni innegabili sul diritto alla mobilità dei sardi e il rischio di un definitivo tracollo del sistema turistico, pesantemente ridimensionato anche nella stagione estiva in larghi settori dei servizi extraalberghieri. Il comune di Sassari è in Sardegna l'amministrazione più virtuosa, lo dicono i risultati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Interno in materia di lotta all'evasione fiscale, che vede il settore tributi ed entrate di Via Wagner impegnato con uno specifico servizio di contrasto all'evasione. Nel 2015, dai dati dell'Agenzia delle Entrate, gli accertamenti definiti per mancata opposizione hanno portato all'iscrizione a ruolo di maggiori somme, imposte, interessi e sanzioni, per un totale di 299.605 euro. Nello stesso anno le riscossioni contabilizzate sono pari a 63.925 euro, mentre nelle casse del comune nel 2016 sono entrate 20.418 euro. L'attività del comune nella lotta all'evasione parte dal 2012, quando cioè venne stipulato un protocollo di intesa con l'Agenzia delle Entrate, poi rinnovato dall'amministrazione Nicola Sanna a luglio 2015. Anche per l'anno accademico 2016-2017, l'Università di Sassari finanzierà le mobilità studentesche ai fini di studio o di tirocinio verso i paesi extraeuropei o verso i paesi europei non inclusi nell'Erasmus, nell'ambito del programma di Ateneo LIS. Gli studenti interessati potranno presentare la candidatura fino alle 12.30 del 20 ottobre. Possono accedere ai finanziamenti gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, alle scuole di specializzazione, ai corsi di master e di dottorato dell'Università di Sassari, che siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione. Per il 2016-2017, grazie al prezioso contributo della Regione Sardegna, è stato possibile mettere a disposizione di ogni dipartimento un budget pari a 22.000 euro, da ripartire tra gli studenti che presenteranno i migliori progetti formativi. Lo scorso anno sono stati 110 gli studenti dell'Università di Sassari che hanno svolto una mobilità all'estero con il programma ULIS in paesi come Stati Uniti, Australia, Cina, Brasile, Canada, Tanzania, Vietnam, Nuova Zelanda e molti altri. Un nuovo impianto di chimica verde è stato inaugurato da Novamot nei giorni scorsi a Rovigo. Una conferma che la chimica verde è un settore ad una risorsa strategica per l'economia del nostro paese, se vuole stare tra le economie avanzate in un settore essenziale nel futuro. La Sardegna e il sito Matrica Porto Torres, in particolare, possono svolgere un ruolo di primaria importanza e dunque bisogna compiere ogni sforzo possibile per cogliere questa opportunità. Il senatore del PD Silvio Lai commenta così la notizia dell'apertura dello stabilimento Mater Biotech a Botrighe. Il sito produrrà
Tutandiolo senza utilizzare fonti fossili ma solo fonti rinnovabili per la realizzazione di plastiche biodegradabili per prodotti alimentari. Anche in questo caso, come per Porto Torres, vengono utilizzati siti deindustrializzati per cogliere la sfida della blue e della green economy. L'apertura di impianti che mettono da parte i vecchi sistemi e guardano invece la bioeconomia è ad un'industria che mette al primo posto l'utilizzo, la salvaguardia dell'ambiente non può essere accolta con favore e con grande fiducia. In questo caso conforta ulteriormente il fatto che il nuovo stabilimento nasce all'interno di un sistema direttamente connesso con gli impianti in matrica di Porto Torres. L'amministratrice delegata Katia Bastioli ha parlato di un nuovo tassello di un gruppo di impianti primi al mondo che vogliono progettare un futuro di maggiore sostenibilità ambientale e sociale. È una sfida, si crede possa essere vinta, ma serve a tutti i livelli la convinzione di portare avanti un progetto innovativo, mantenendo gli impegni assunti e lasciando che la gestione rimanga in capo a soggetti del nostro paese. Per sostenere progetti industriali di green e blue economy in Sardegna occorrerà un lavoro istituzionale costante perché sia efficiente la connessione tra industria e agricoltura, che in questo momento non appare all'altezza delle aspettative con i ritardi sull'estensione della superficie coltivata a cardo. Sono importanti quindi i passi in avanti fatti dagli assessorati competenti, ma occorre concentrare l'attenzione della regione ai massimi vertici per consentire alla chimica verde di iniziare ad essere il presente e non continuare ad essere solo il futuro. Credo che questo corso sia un ottimo strumento per riavvicinarsi al territorio, alla forza della natura e ai suoi frutti e per il recupero delle antiche ricette sarde sennoresi che rappresentano un patrimonio culturale altissimo. Ha esordito così ieri sera Elena Cornalis, consigliera comunale con delega alla cultura del comune di Sennori, alla prima lezione di Calarighe, libera scuola di erboristeria popolare sarda che in collaborazione con il comune di Sennori e la cooperativa Comes ha iniziato un laboratorio sulle erbe spontanee della Sardegna. Il corso si svolge al Centro Culturale, il laboratorio tenuto da Giampaolo De Martis, allo scopo di insegnare a conoscere gli usi erboristici e commestibili delle piante spontanee dell'isola attraverso lezioni teoriche, attività pratiche ed escursioni per il riconoscimento delle erbe sul campo. I partecipanti, durante la durata del corso, che terminerà giugno 2017, impareranno a preparare oleoliti, tinture madri, creme e unguenti medicinali, a riconoscere le piante eduli per la preparazione di insalate, zuppe, tisane e altre antiche ricette sarde, ma soprattutto impareranno a riappropriarsi della natura e a godere dei suoi frutti. Alla presentazione era presente anche il sindaco di Sennori, Nicola Sassu. Si è celebrata sabato scorso nella chiesa di Santa Maria in Betlemme a Sassari la Santa Messa in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. La celebrazione eucaristica officiata da Monsignor Padre Paolo Azzei, insieme a tutti i frati francescani del convento di Santa Maria, ha visto la chiesa gremita da numerosi fedeli che non sono voluti mancare all'appuntamento. San Francesco, ricordiamo, convertitosi a Cristo da una giovinezza gaudente e spensierata, prende alla lettera le parole del Vangelo e fa della sua vita una imitazione di Gesù, povero in tutto, proteso a compiere le volontà del Padre. I grandi ordini francescani che da lui hanno origine, minori, conventuali, cappuccini, trovano in Francesco più che una regola, uno stile di vita. La forma di santità vissuta da Francesco si è diffusa nel mondo attraverso il terzo ordine e unisce tutti coloro che pongono lo spirito al di sopra della lettera e l'amore prima della giustizia. Perché Francesco è uno dei destinatari, piccoli, poveri, di chi non sa, di chi non ha, di chi non può, perché davvero allora ha aperto Dio Padre in Cristo il mistero del Regno dei Cieli, perché hanno fatto proprio il gioco soave, il peso leggero di Gesù Cristo, l'hanno portato con tutta la fatica propria di chi segue Cristo, ma anche con tutta la gioia di chi sa di dover andare oltre quello che è il passaggio caduco nel pellegrinaggio sulla terra. Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Vado immediatamente a leggervi un comunicato del Comune di Sassari. Torna anche quest'anno ai giardini pubblici di Sassari un piccolo angolo di Baviera con buona birra, spazi per bambini e famiglie, musica, sport e divertimento. L'associazione 26 con il patrocinio del Comune di Sassari ha organizzato l'Oktoberfest che si terrà sabato 8 ottobre a partire da
dalle 12:30. La manifestazione inizia all'ora di pranzo e per tutto il giorno sarà possibile gustare piatti tipici e birre bavaresi. Saranno servite nel tradizionale bicchiere di ceramica le due birre ufficiali dell'Oktoberfest. A queste si aggiungeranno altre varietà, tra cui una in bottiglietta adatta anche ai celiaci. Tante le attività studiate per bambini e ragazzi di ogni età, dagli spazi di intrattenimento e animazione con giocolieri, trucca bimbi, un baby parking con giostrine gonfiabili per i più piccoli, agli spettacoli di artisti itineranti che coinvolgeranno anche i più grandi. L'Oktoberfest Sassarese, anche per la sua quinta edizione, ha previsto momenti dedicati allo sport. Durante la serata di sabato sarà presentato l'incontro di Sara Donghi, campionessa di Muay Thai, che si svolgerà a Sassari il 16 ottobre. Alle 17 poi si terrà un flash mob di American Tribal Style organizzato dal gruppo Gypsy Drum Tribe. Il flash mob di danze tribali si svolge ogni anno nello stesso momento in tutto il mondo. La musica immancabile all'appuntamento sarà di cornice appunto all'evento, e sul palco si alterneranno il folk sassarese degli Zeppara con il pop rock di Bugs e l'R&B dei Dislocation Blues, per chiudere con lo spettacolo musicale scenografico di Kiss Station, nota tribute band dei Kiss, storico gruppo rock. Questo è quanto ci arriva dal comune di Sassari inerente all'Oktoberfest che si terrà ai giardini pubblici cittadini sabato 8 ottobre. E anche per oggi noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vado a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegi.tv e, cosa molto importante che sempre vi ricordo, è che Telegi, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegi.tv. A tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Ha riscosso un enorme successo la giornata dello sport a Sassari, organizzata in collaborazione fra Decathlon e il centro commerciale Tanit. Un evento accolto da un ricco pubblico che ha visto l'esibizione di numerose discipline, tra le quali i corsi di arrampicata ed equitazione. Spazio anche agli sport da combattimento, oltre alla Muay Thai, il Brazilian Jiu-Jitsu, un'arte marziale che insegna come suo fondamento che una persona più piccola può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte, portando lo scontro al suolo, dove utilizzerà appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e strangolamenti. Arte da cui prende spunto anche il grappling, un altro stile di lotta a terra che ha come scopo la sottomissione dell'avversario.
leucemia è una grave malattia che colpisce ormai tutte le fasce d'età. È un brutto tumore al sangue. Questa volta ha colpito un nostro concittadino. E Fabio, come tanti altri, ha bisogno di trovare un donatore. La tipizzazione non è altro che un piccolo prelievo di sangue che ci aiuta a capire se siamo dei potenziali donatori. Per essere un potenziale donatore dovrete avere un'età tra i 18 e i 36 anni, partorito da almeno un anno, tatuaggi e piercing fatti almeno da 4 mesi e un peso almeno di 50 kg. La tipizzazione però ha delle patologie da escludere, quali il favismo, la microcitemia, le allergie gravi, malattie autoimmuni, l'ipertensione, tachicardia, l'asma, il diabete, l'epatite e le malattie oncologiche. Fabio ha bisogno costantemente di avere sangue, quindi noi facciamo una bella raccolta il 9 ottobre alla corte. Ragazzi, la vita è un dono. Lo aspettiamo alla corte il 9 ottobre dalle 8 alle 12. Ragazzi, ci serve il vostro aiuto perché, a parte Fabio, moltissime altre persone sono affette da questa bruttissima malattia. Quindi vi chiedo per piacere di condividere tantissimo. Condividete, condividete e condividete. 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 Certe volte le parole non servono più, servono i fatti. Forza Fabio, siamo tutti con te. Ringraziamo in anticipo tutti quelli che aiuteranno Fabio. La vita è un dono! E venite a tipizzarvi. La Santa Messa dedicata a San Francesco, patrono d'Italia, che si è celebrata nella chiesa di Santa Maria in Betlem, verrà trasmessa sulla nostra emittente oggi alle 15.30, domani alle 10.30 e alle 17.35. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30. La puntata vi proporrà una serata di poesia. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.